Buenas noches, come Dias, no, come che caspita si dice in spagnolo? Sì, è già iniziato. Potevo avvertirmi. No, perché c'è, qui stanno facendo il saloccio acquatico, qui a fianco. Saloccio acquatico, con Sicche, Sicche. Ma chi è? Ma chi no, non Sicche, quella lì che c'ha la medaglia, chi è la medaglia? Ha vinto nei quattro stili, seconda. È la Belmonte? No, chi è? Melanie Costa Smith, mi sembra. Melanie Costa Smith, esatto. Seconda sta facendo intervista con Sicche, il famosissimo giornalistas spagnolos. Periodistas, periodistas. Come va, Patrini? Bene. Insomma, sei qui, siamo qui. Insomma, bene, aspetta, devo ancora iniziare le gare. Adesso ha fatto la maturità, eh? Ha fatto la maturità. Quanto hai preso? 80. Cioè, ammazza, oh, complimenti, ragazzi. Cioè, mica... Tutta testa. Mica tripole per... No, infatti, no, sono contento. Adesso vediamo le gare. Tanto me la sto godendo qua, guardo le finali. Oggi, lì al Palau San Jordi, ho visto uno alto 2 metri e rotti, con un 59 di piede, e poi alla fine si è pure emozionato, si è messo a piangere. Mamma mia, una cosa. Ha abbracciato un giornalista, penso. Sì? Cinese. Sun ha abbracciato un giornalista cinese, lo zicchia cinese, e si è messo a piangere, piangere. Vorrei vederlo lo zicchia cinese. Tirati un po' gli occhi. No, sì, una roba del genere. No, comunque è stato tu bravo. Tu non c'eri perché mi hanno detto che stavi su dall'altra parte dove c'è il tuo sponsor. Facciamolo. Arena. Il marchettone l'abbiamo fatto. E lì stavi al museo. Al museo, al Miró. Miró si chiama. Famosino. L'hai visto il museo? Sì, l'ho visto. È chiuso. No, cioè, mi hanno fatto entrare, però non è che posso girare per il museo. Sono andato lì, ho fatto un po' di interviste per l'arena. Mi sono divertito, ho guardato le finali dall'alto di Barcellona. Capito, invece di andare in piscina, guarda le finali in televisione. Con le patatine. Come patatine? Ho capito, avevo fame, dovevo mangiare qualcosa. Come patatine? Ero al cinema, ero sdraiato sul divanetto e guardavo le finali. Come le patatine? No, vabbè. Senti, ma detti che fine ha fatto? Lo danno, cioè, in giro per le Ramblas? L'hanno disperso. Lo danno per le No, ho fatto 400 stile stamattina. Vabbè. Discreto, 14esimo, ma comunque il tempo è abbastanza buono. Insomma, i giochi si devono ancora fare. No? Giochi, sì. Sei bello carico. Chiaro. Succeda quello che succeda. Succeda quello che succeda. Io sono carico, sono carico. Contento, no, guarda, non vedo l'ora di iniziare le gare. Perché sono le 10 meno 5. Letto, devo andare. E dovresti andare a dormire. Se tu mi intrattieni. Saloccio acquatico di Sunbis, alla con Sicche. La precedenza su tutto quanto. Ho capito, però. Alle 10 devo essere sotto le coperte. Infatti, ho paura. Che mi veda il Moro. Il Moro ci sta facendo una birrazza al bar. Ah sì? No, è lui? Non è lui. Vabbè. Quello che è, mi raccomando. Ci vogliamo vedere? E diamo l'appuntamento agli amici di Swimbiz. L'after. C'è l'after dopo. Facciamo la gara. Va bene. E chissà dove andiamo a pigliarlo. Ti aspetto. Alla prossima con Swimbiz. Ciao.